pasta. Let's settle this in the Italian way. Old-fashioned cook-off. Ho viaggiato in tutto il mondo per tante terre e ho imparato tanti modi nuovi fare le polpette. Ci sono tanti modi per poter fare le polpette. Si possono fare fritte in bianco e con il sugo. E oggi ho deciso di farle con il sugo. Mentre i pomodori stanno cucinando, noi cominciamo a fare le polpette. Abbiamo bisogno della carne. La mia carne preferita è manzo è la mia preferita. Per fare le polpette io uso la carne di maiale. Comunque si può fare maiale e vitello insieme oppure solo di vitello. Ma io preferisco la carne di maiale. Tutti sanno che hai bisogno il pane grattugiato, ma fare il mio uso l'ingrediente più italiano, gressini. Ora uso la mollica, metto la mollica di pane fresca per renderle più morbide. Per capire quanto mollica di pane bisogna mettere, allora io non so ciò che ti dico per capire quanto di pane. Allora, per capire quanta mollica di pane bisogna mettere, si comincia a mescolarle insieme in modo da avere delle polpette col quantitativo giusto di mollica di pane, cioè che non siano né con troppo pane né con poco pane. In Italia non è possibile trovare gli ingredienti giusti. Per esempio, non trovo il formaggio parmesan, quindi uso questo parmigiano reggiano. Cos'è DOP? Mi chiamo un DOP? Ora aggiungiamo il formaggio, pecorino e parmigiano. Per sapere quanto ce ne vuole, ci affidiamo al nostro sentimento. Abbiamo bisogno cosa tenere la carne insieme. Un uovo è perfetto. E poi abbiamo bisogno cosa tenere l'uovo con la carne insieme. Uso il latte. Non usi il latte, le polpette si sfaldano. Adesso è il momento delle uova. Siccome l'impasto è venuto troppo morbido,
aggiungiamo un altro po' di pane. Ancora una volta non trovo il, come si dice, Italian seasoning, quindi uso aglio in polvere, è lo stesso. Preferisco fare una spicy meatball, quindi uso la salsa Tabasco. Adesso la parte divertente. Il segreto, fare le polpette, è nel nome. Meatball. Prendi la meat, fai la ball, ecco la meatball. Dopo 40 minuti circa, aggiungiamo le polpette al sugo. Tutti conoscono che le polpette fritte sono le migliori. Ho cucinato le polpette per un'ora e come potete vedere il sugo è abbastanza ristretto, quindi le polpette sono pronte per essere mangiate. Adesso sono pronte per un po' di spaghetti, certo. So guys, now it's time to decide which meatball is the best. So I need to be the judge. And I will start with Chef Alfredo's meatball. Aspetta, senza spaghetti? Chef Alfredo, everyone knows that we don't eat spaghetti or meatball. Barbari. Chef Alfredo is like cement. Che smell horrible. Buon appetito. Buon appetito. Mamma rosa? No, no. Senza spaghetti, certo, non sono buone. Fanno schifo, Chef Alfredo. Eh? Fanno schifo. Non parlo inglese. So now it's Mamma Rosa's time. Usi il latte? No. Ok. Buon appetito! So, I'm the judge, so I need to say who won this meatball fight. Sì, certo. And guys, no doubt, Mamma Rosa wins! Non è giusto! Oh, Chef Alfredo, è giusto, è giusto! Come sempre, gli italiani preferiscono le polpette della mamma. Sempre. Try one! Va bene, va bene. Aspetta. No! Ah. Non male con i spaghetti. Guys, thanks for watching us in this wonderful and amazing meatball fight. While Chef Alfredo keeps eating, please subscribe our YouTube channel, follow us on Instagram, Facebook, Twitter at Pastagrammar. And if you will cook Mamma Rosa's meatball, please tag us and see you next time. Hey. Buon compleanno, Mamma Rosa, oggi! Mamma Rosa! Ciao! Ciao!